Parte da Pescara, l'iniziativa contro il rito abbreviato è per garantire la certezza della pena a chi commette violenza contro le donne. Ad oggi sono state raccolte oltre 40.000 firme. Stamani in municipio a Pescara, il presidente dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia, Angelo Bertoglio, ha illustrato le proposte di legge che saranno presentate in Parlamento per abolire il rito abbreviato e garantire assistenza ai parenti delle vittime di violenza. Presenti tra gli altri Fabiola Bacci e Jonathan Serlecchini, madre e fratello di Jennifer, la giovane pescarese uccisa dal suo ex fidanzato con 17 coltellate nel dicembre del 2016. Fabiola, non è senso di vendetta ma soltanto voglia di legalità. Sì, legalità, giustizia non la chiediamo solo per Jennifer, la chiediamo per tutte le vittime. E io ho sentito anche la mamma di Marco Vannini, cioè sono cose che non si accettano e siamo pronte in tante mamme ad andare con lei a Perugia. Sì, come diceva mia mamma, ormai siamo arrivati a un punto che sono più tutelati quelli che commettono i crimini efferati e, come diceva appunto mia mamma, se ne vedono ogni giorno. E questa, secondo noi è proprio una follia, perché quantomeno la certezza della pena. Il 14 marzo prossimo, davanti alla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, il processo di secondo grado a carico di Davide Troilo, l'uomo condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio dell'ex fidanzata Jennifer, uccisa a soli 26 anni dopo una lite il 2 dicembre del 2016 con 17 coltellate. È stato rivolto un appello affinché molti si ritrovino davanti al tribunale per una testimonianza civile, per una presenza senza grandi clamori. Certo, noi chiediamo che la pena sia riconfermata, perché non accettiamo più queste cose, anche perché tutti i giorni qui se ne ammazzano di donne e non è giusto che ci sia questo sconto di pena, per noi non è giusto. Tra le testimonianze anche quella toccante di Isabella Martello, sorella di Anna Carlini, la giovane 33enne pescarese trovata morta sotto il tunnel della stazione ferroviaria nell'agosto del 2017. Io chiedo leggi esemplari, non più sconti di pena. Io ad oggi, dopo un anno e mezzo, con la chiusura dell'incidente probatorio, so che il rumeno è fermo in Romania, ancora a piede libero. Io non mi do pace a questa situazione e chiedo al più presto una condanna per chi fa questi reati. Noi viviamo un ergastolo a vita e l'ergastolo non è per loro ma è per noi. Il presidente dell'associazione Avri ha lanciato infine un appello al presidente Marsilio. L'Abruzzo è una delle tre regioni in Italia che non ha ancora nominato un garante per l'infanzia. A Pescara è nata una raccolta di firme importantissima, più di 40.000 firme raccolte da Fabiola per modificare il rito abbreviato. Io mi auguro che nelle prossime settimane venga votato al Senato, ma soprattutto in Italia serve una legge che possa tutelare le vittime,